Amici di HD Blog, bentornati sul gameplay dedicato a Bound. Avanziamo nella storia, siamo praticamente al secondo livello. Siamo tornati nella stanza principale e la regina questa volta non c'è. Queste sanguinolente figure prismatiche mi fanno esagonali, triangolari, mi fanno un po' pensare. Ah, mi dice che per schivare rapidamente ci vuole il tasto quadrato, vabbè, quello l'abbiamo capito. Ok. Abbiamo capito che questo sottospecie di fuoco ci dà fastidio. Allora, diamo un rapido sguardo. No, possiamo avanzare senza problemi. La regina un po' contrariata, vuole rimanere sola. Niente, noi avanziamo nella storia. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. No, niente, andiamo avanti in questo percorso che sembra obbligato. Ok, abbiamo sbloccato la piattaforma, corriamo, non sappiamo se ha tempo, quindi per non sapere leggere e scrivere ci facciamo una corsettina su questa scala. Tutto il mondo attorno a noi continua a modificarsi. Ecco, forse la sezione più meno curata del gioco è proprio la parte legata al platform, nel senso che non mi è chiarissimo il calcolo dei salti e dei punti d'impatto, quindi. Oh, qui schiviamo. Poi in effetti non ho ancora incontrato un nemico, quindi difficilmente lo. Non è un gioco dove dovremmo incontrare qualcuno. Qui possiamo buttarci, ma no, moriamo. Sembra più un'avventura dedicata alla narrativa, quindi scoprire poi quali sono i misteri e quali sono i collegamenti che andranno poi a collegare. Oh, scriviamo qua. I collegamenti, dicevo, che poi andranno a interfacciarsi con la donna incinta che abbiamo visto durante un paio di spezzoni non interattivi. Tanto ci godiamo la musica. Qui per tenerci liberi è necessario danzare. Raccogliamo tutti questi oggetti che potrebbero esserci sicuramente utili. Intanto avanziamo. Per adesso difficoltà praticamente nulla. È bello da vedere, stilisticamente è incredibile. Proprio il team polacco che ha seguito questo progetto ha dato veramente un taglio incredibile a livello grafico stilistico. A livello di gameplay siamo un po' così. Per adesso non, ripeto, non vedo difficoltà non vedo cattivi, non c'è, cioè, oh, non lo so. Questo cosa serve?
Ok, un po' di queste pietre che potrebbero servire. Allora, vediamo di avanzare. Ah no, giusto di qua. Ok, non riuscivo a capire, è questo l'enigma ambientale che ci viene proposto. Sì, i percorsi sono praticamente... No, qui tanto per sbagliare. Il percorso è praticamente quasi obbligato. Ci sono c'è qualche strada alternativa da seguire, ma non mi sembra ci... cioè, non, il gioco non mi sembra mi dia qualche scusa per farlo, quindi va bene così. Andiamo avanti. Schiviamo senza troppe remore questi getti sanguinolenti, qualcosa del genere. Mi stavo per ammazzare. Ah! Ok, quindi non ho calcolato bene il punto. Quindi morendo però ripartiamo praticamente da dove siamo scivolati. Calcolo della profondità è molto a caso completamente. Ah, sì, ok. Infatti siamo tornati al punto di morte praticamente, quindi non è neanche molto severo il gioco, non sembra un gioco difficile praticamente. Ok, schiviamo. E questo? Ah, pensate. Ok. Ah no, però non è una via obbligata, anche questo era opzionale per sbloccarlo, da sbloccare. Ok, vediamo se si può saltare giù di qua. Sì, direi di sì. Distrutto un piano. Ah no, però è da dove sono arrivato, ok. Ho intravisto delle scale. Ah no, è il pezzo dopo. Ok, giusto allora, si va di qua. Stavo per dirlo, sul fondo c'era qualcosa. Ah, ecco. Questo gozzillone è stato sbruciacchiato però da quelle fiammelle strane. Sono due però i mostri, non uno. Stanno per... No, non stanno per lottare, anzi, sembra disperato. Vabbè, continuiamo la nostra esplorazione, vediamo dove finiremo mai. Ah, qui. Ah, bello. Qui la gravità va a farsi benedire. Ok, tra poco avremo una sensazione di vomito. Vediamo un po' dove ci porterà, però possiamo anche deviare. Boh, chissà dove sono finito. Mi perderò probabilmente. No, boh, sono finito da qualche parte. Ah, ok. Si è abbassata perché... Ah, c'è il mostro. Scusa. Ah, posso rotolare. Quindi
Quindi le onde sonore ci danno abbastanza fastidio. Ah, no, però se ne va, quindi non riusciamo a affrontarlo. Vabbè, ok, niente, intento lui. Noi andiamo a praticamente inseguirlo. Allora, vediamo dove si passa. Di qua. Movimenti della protagonista sono incredibili. Schiviamo tutto quello che possiamo. La musica è davvero in grado proprio di rapire il giocatore. Una musica davvero curatissima. E intanto avanziamo. Ecco, sono stato esoso, devo passare di qua, ma sembrava di che era a portata questa piattaforma. Purtroppo, come dicevo prima, la sensazione di profondità non è delle migliori. Ah, qui sono i tentacoli che ci sono in grado di imprigionare. Vediamo se riusciamo a evitarli. Devo ripiegare su un po' di passi di danza in modo da rimanere imbrigliati. Ok. Qui è un po' lontano, ci proviamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sembrava più lontano di quello che pensassi. Anche questo è bello distante. Però una volta fatto il salto, sembra che cambi. Molto molto strano. Ok, siamo praticamente arrivati. Non so dove, però siamo in una struttura. E questo che è? Ah, la figura di una donna, un uomo e due bambini sembrano, sì. Ah, oddio, che è successo? È stata colpita la nostra eroina. Ah, ok, e qui si torna a vedere un momento di vita reale, non sappiamo ancora bene di cosa si tratta. Qui c'è una mamma, penso. Abbiamo visto prima una bambina con un orsacchiotto. Cerchiamo di ricostruire il tutto. Allora, vediamo, questa è una cucina. La bambina, eccola lì. Qui c'è il ragazzo. E sta scolando la pasta, forse, qualcosa. Ah, mi si è aperta la porta? Sì. Ok, praticamente abbiamo ricostruito l'immagine. Eccolo qua, il padre sembrava morto, invece no, sta dormendo con un libro sulle gambe. E niente, andiamo, avanziamo, vediamo cosa succede. La nostra principessa non se la sta passando bene. Provo a schivare, vediamo se mi dai i comandi. No, ok, posso solo danzare. Ok, ci siamo liberati grazie alla danza. Ah no, devo continuare a danzare, ok.
va avanti con la sua performance, vediamo cosa accadrà. È successo qualcosa. Ma praticamente è la donna, se non ho visto male, è la donna che stava portando in braccio l'uomo. E sono, probabilmente l'uomo sarà, quel mostro dalla figura maschile probabilmente è morto, e si sono buttati nelle profondità del mondo che stiamo esplorando. Tanto ci buttiamo su questo gigantesco toboga, non posso fare nient'altro che dare la direzione, ma mi sembra anche abbastanza inutile, non ci sono pericoli, non vedo ostacoli, non posso né saltare, sto facendo di tutto, muovo la videocamera. È incredibilmente, però, atmosferico, è stranissimo. È un viaggio molto molto strano. La fantasia di questo team di sviluppo è veramente fuori da ogni logica. Ma anche i soli disegni che sta facendo lei con le nastri sulle mani, poi contrapposte tutto questo scenario è strano, molto molto strano. Vabbè, avanziamo verso la luce. Sta sfarfallando tutto. Ah, ok, ci siamo. Siamo ancora di fronte a una zona dove è necessario ricostruire qualcosa. No, niente di che. Dissolvenza in bianco, vediamo se dovremmo tornare quindi a vestire i panni della ragazza incinta, dovremmo essere ancora sulla spiaggia. Ok, quindi strappa una pagina del diario, vuol dire che la sua meditazione, sembra che stia meditando praticamente di fronte a questo mare. Vuol dire che, se posso ipotizzare, che la donna abbia superato un qualcosa legato al suo io, quindi una paura, un qualcosa di non completo, qualcosa del genere comunque. La trama non è chiarissima ancora, siamo riusciti a capire giusto qualcosa. La cosa strana è la parte tecnica in questo momento rispetto al gioco vero e proprio. Qui sembra un gioco per PlayStation 3, PlayStation Vita. Invece la parte giocata seria ha un motore grafico completamente diverso e molto più convincente. Ok, siamo pronti per il prossimo livello. Vediamo un po' cosa ci aspetta. La X ci suggerisce. Ah, qui stiamo praticamente scegliendo livelli, allora. Se non ho capito male. Qui la X non appare. Qui sì. Vabbè, vediamo quale mi ispira di più. Vabbè, questo qui, dai. Sembra un po' arrabbiata la regina, mi dice di muovermi. E vabbè, niente, scopriremo il motivo di questa fretta nel prossimo video dedicato a Bound, quindi
Grazie per essere stati con noi e ci vediamo sulle pagine di games.hdblog.it.